Ciao a tutti, io sono Riccardo Alighieri ed è la quarta volta che faccio questo video perché ogni volta c'è stato un incidente. Ora spero che sia la volta buona. Allora mi presento, ho 22 anni, abito in un paesino tra Padova e Vicenza e perché ho deciso di aprire questo canale? Per un motivo che vi spiego subito. E vedendomi così seduto, apparentemente posso sembrare un ragazzo normale. In realtà sono nato con una piccola particolarità, ovvero con una disabilità. La mia disabilità si chiama paralisi cerebrale infantile. È dovuta alla mancanza di ossigeno ogni 2 secondi durante la 27ª settimana di gravidanza di mia mamma. Mi sento un dottore in questo momento, ma mi impedisce tuttora di camminare autonomamente, quindi io non posso camminare senza ausili, ma devo camminare per forza con un deambulatore. I medici a 15 anni mi vedono su una sedia a rotelle, ma io sono la prova vivente che se vuoi una cosa davvero la puoi ottenere. E voglio che sia questo il messaggio di questo canale, oltre ad un'altra cosa importantissima che è rendi la tua debolezza il tuo punto di forza. Ce l'ho anche tatuata qui e ne parliamo subito, perché ragazzi è il fulcro di tutto. Io voglio che voi, guardando i miei video, come fanno già i ragazzi su Instagram e TikTok, impariate ad amarvi di più. Io voglio che impariate a capire che ogni vostro difetto vi rende unici. Che ogni ragazza è bellissima e non deve assolutamente preoccuparsi di una taglia di jeans in più. Che ogni ragazzo può fare quello che vuole, può truccarsi, può volersi bene, può amare un altro ragazzo, che ognuno è libero di fare ciò che lo fa star bene se questo lo porta ad essere felice. Anche perché sono stato definito Riccardo, il supereroe della felicità. Perché i ragazzi che mi seguono e guardate quanti biscottini che mi vogliono bene. Ah, a proposito, i miei ragazzi si chiamano biscottini miei, la mia gang su TikTok e Instagram si chiama biscottini miei, e spero che anche qui c'era una grandissima gang. Mi hanno detto di superare la felicità perché dicono che gli regalo sempre un sorriso, che è quello che spero di fare anche con voi. Perché la cosa più importante che mi fa star meglio per me è far sorridere le persone. E soprattutto voglio farvi capire con i video che vedrete in questo canale come sia stato possibile che dal bambino così, che come vedete a fatica faceva le scale, a fatica stava in piedi, si è diventato un ragazzo che sorride alla vita, felicissimo di tutto quello che ha, con un sacco di ragazzi che lo seguono, e questa cosa mi riempie il cuore. E soprattutto, forse posso darvi qualche trucchetto su come affrontare mostri terribili che purtroppo ormai, ahimè, stanno invadendo la nostra società, come il bullismo, le discriminazioni, tutti i mostri terribili che proveremo a dobbiare insieme. Sempre con il sorriso, ovviamente, prima di tutto. Ragazzi, in questo video, tra l'altro, voglio dire tre cose di me che mi terrorizzano. Ah! Anzi, no, facciamo che per il primo video facciamo tre cose di me che nessuno sa. La prima, dormo senza cuscino. Vabbè, sono l'unica persona al mondo a dormire senza cuscino, penso che invece dormire con la testa fino sprofondi perché mi dà un senso di ansia, poi sono anche ansioso, tra l'altro, per chiudo parentesi, ma ve lo spiegherò meglio nei prossimi video. E soprattutto ho una fobia pazzesca per il sangue, cioè della serie che se io vedo sangue io svengo, ok, che sia mio di qualcun altro, non importa, io svengo perché ho paura. E un'altra cosa, una forte passione per gli animaletti di peluche, che però vi presenterò nei prossimi video. Perché se questo video vi è piaciuto, innanzitutto dovete iscrivervi al canale, così potete vedere anche appunto tutti i prossimi video, e seguirmi negli altri social, ovvero Instagram e TikTok. Vi lascio qua sotto tutte le cosine che vedrete. E niente, spero che vi sia piaciuto un sacco. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!